La parola al senatore Renato Angiolillo, direttore del Tempo, il giornale organizzatore. Inutile che io ricordi al pubblico dove è il valore, la originalità di questa gara, già che essa tende ad adeguare la potenza e la forza di un campione a quella di un motore. Tanto più forte sarà il campione, tanto sarà adeguato alla forza dei motori. Pertanto mi auguro che questa terza manifestazione sia coronata al maggior successo. Il programma! La Roma Napoli Roma, ecco il programma! Primi piani d'obbligo. Jean Robic, vincitore della prima edizione. Ferdinando Kubler, vincitore della seconda. Fiorenzo Magni, ormai famoso come terzo uomo. Pronostico dei giornalisti. Vittorio Veltroni. Kubler. Attilio Camoriano. Fastenbergen. Vittorio Varale. Fastenbergen. Un fotoreporter. Natale Bertocco. Sergio Giubilo. Fiorenzo Magni. I più famosi centauri faranno strada ai corridori. Per Bartali Masetti, campione del mondo. Per gli altri, le più grandi firme del motociclismo italiano. Più di qualsiasi altra pittoresca questa sfilata per le vie di Roma. Il buongiorno si vede dal mattino. Bertocco trae lieti auspici per la sua splendida creatura, più che mai viva e vitale. I 32 corridori vanno verso Frosinone, prima semitappa. La calma che regna nel gruppo permette interviste volanti, dice Casola. E poi ti vanno bene, ma io che vado male. Volatone a Frosinone. Primo Luciano Maggini, a lui la prima maglia giallorossa, ma la conserverà soltanto 3 ore e mezzo. Sbrighiamoci a mangiare, fra un'ora si parte. Anche il secondo traguardo volante per il Gran Premio Incom, siamo a Cassino, è vinto da Giovanino Corrieri. Eccolo munirsi del casco di protezione prima di affrontare l'avventura dell'agganciamento con la moto. Primo ad agganciarsi De Santi. Ma alle sue spalle si porterà ben presto lo specialista Robic, magistralmente guidato dallo stesso Gentili che gli propiziò la vittoria del 50. Raggiunto e superato De Santi a 15 km da Caserta, Robic taglia ora il traguardo succedendo a Maggini nel possesso della maglia giallorossa. In classifica Magni lo segue a 1 minuto e 5 secondi. Gradita visita la scuola truppe corazzate, il generale Magliari Galante si congratula con Robic, petit breton dei tempi moderni. Si parte per la Caserta Salerno. Fuga di Roma a Santa Maria Vico. Ma dopo Montesarchio il gregario di Robic si è fermato obbedendo agli ordini dei dirigenti la sua casa. Eccolo in un quintetto in cui ha come compagni Astrua, Ciolli, Baroni e Bevilacqua. Astrua, che a Benevento si è aggiudicato il terzo traguardo volante per il Gran Premio Incom, attacca ora la salita di Dente Cane, valevole per il secondo traguardo della montagna. Vince con mezzo minuto di vantaggio su Ciolli, che a Monte Compatri si era attribuito il primo traguardo. Sesto a quasi 5 minuti Bartali, una volta di più degno dell'appellativo di intramontabile, un grande Bartali. Ha piantato in asto il gruppo e ora si è buttato a tutta velocità a inseguire. Ricongiungimento a 20 km da Salerno. In prossimità del traguardo Bevilacqua scappa e giunge primo. Ma la vittoria ufficiale tocca a Bartali, vincitore di Okers in volata. Gino ha fatto i 2 giri regolamentari, Toni uno solo. L'hanno fermato i suoi meccanici per errore. Partendo per la terza tappa lo ha confermato il nostro inviato. Sino a Napoli nulla da segnalare. 56 km sono alla portata di tutti, per cui deciderà il previsto volatone. E qui viene fuori lo specialista, Rick Van Stenbergen. A lui la vittoria. Subito dopo un via australiana in pista dietro motori. L'ultima batteria è riservata ai primi in classifica. Un invito a nozze per Robic. Si beve i 6 km a quasi 60 di media. Secondo è Magni. Terzo Okers. Quarto Bartali. Il vantaggio di Robic su Magni è aumentato di 8 secondi. E adesso si torna a Roma. Per 124 km il gruppo resterà compatto. A Formia Casola vince il traguardo volante per il Gran Premio Incom. Tutto normale sino a 6 km da Terracina,
quando improvvisamente Robic si è fermato. Il nuovo agganciamento con le moto non lo vedrà insieme coi primi. Si è fermato colpito da dolori addominali. A rimettersi in sella impiegherà 52 secondi. Ma il suo diretto avversario non perderà tempo. Fiorenzo andrà via come un razzo, seguito da altri 12 corridori, fra i quali naturalmente Hocker, Skubler e Bartali. Vano l'inseguimento di Robic. Bartali, risucchiato dal rullo al quale sembra incollare la ruota, vola. Volano tutti, Van Stenbergen e Magni, che sente odore di maglia giallorossa. Dopo Robic e Kubler è il terzo uomo destinato a iscrivere il proprio nome fra i vincitori della Roma-Napoli-Roma. Avanti a tutti è Hockers, lo specialista belga. Vince la semitappa di Latina una media sbalorditiva, 63-616. Terzo, Fiorenzo. Ha un diavolo per capello per alcuni rallentamenti forzati. Sembra che non gli sia ancora passata, ma è forse la responsabilità della maglia giallorossa. Adesso deve fronteggiare un nuovo avversario, Hockers, sul quale ha soltanto 16 secondi di vantaggio. Ed eccoci a Roma, raggiunta per primo da Baronti, fuggito presso Marino. L'ultimo atto è il più emozionante. 40 km dietro motori sul circuito di Caracalla. 20 giri, carosello frenetico. Robic ha guadagnato numerose posizioni e ora, quinto giro, i suoi 34 secondi di svantaggio su Fiorenzo si sono ridotti a 10. Finalmente, al decimo giro, esplode la riscossa di Magni. A due giri dalla fine la vittoria è assicurata. Incontenibile l'entusiasmo degli ammiratori, fra i quali il sindaco di Roma. L'abbraccio di Bertocco è insieme un ringraziamento. Il tuo successo, Fiorenzo, è anche il suo.